Con la stagione estiva spesso non vediamo l'ora di esporci al sole per raggiungere nel minor tempo possibile l'abbronzatura del nostro corpo. I medici però dicono di fare grande attenzione. Se ne è parlato ieri pomeriggio presso il Circolo Garibaldi nel corso di un'iniziativa del dottor Domenico Sant'Angelo, responsabile dell'unità operativa di oncologia dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, con l'obiettivo di fornire piccole istruzioni per l'uso per l'esposizione della pelle al sole. Dottore Sant'Angelo, come ci si prepara a questa stagione estiva per evitare brutte sorprese alla pelle? Questa sera è stata una serata interessante perché c'erano gli specialisti dermatologi, la dottoressa Maniscalco, la dottoressa Rosanna Bono dell'ASP di Agrigento, hanno affrontato l'argomento, diciamo, sulla prevenzione del melanoma. Si ci prepara intanto prima di andare al mare, diciamo, nel periodo primaverile, di solito è importante sempre fare una mappatura dei nei. È importante, diciamo, il sole è importante, ma le corrette protezioni, le corrette creme, il corretto utilizzo delle creme e qualunque dubbio rivolgersi al dermatologo per capire meglio come affrontare questa patologia. Il servizio di oncologia dell'ospedale di Sciacca come affronta questi temi e quali servizi mette a disposizione? Allora, diciamo che per quanto riguarda il melanoma è meglio non arrivare alla cura del melanoma, perché è meglio prevenirlo, è meglio, diciamo, intervenire prima che questo diventi veramente melanoma. Nei soggetti, diciamo, già affetti da melanoma, sia nella fase iniziale sia nella fase, diciamo, localmente avanzata metastatica, devo dire che oggi abbiamo una serie di cure che hanno permesso di aumentare molto le sopravvivenze. Abbiamo le immunoterapie, abbiamo le target therapy, però ripeto, la vera battaglia del melanoma e dei tumori non melanoma si vince con la prevenzione. Dopo i saluti del presidente del Circolo Garibaldi, Giuseppe Picone, hanno partecipato la giovane oncologa Claudia Spagnolo, che ha preso servizio all'ospedale di Sciacca da circa 2 mesi, i nutrizionisti Dario Incorvaia e Matteo Pillitteri e le specialiste in dermatologia Laura Maniscalco e Rosanna Bono. Da quest'ultima, impegnata da 4 anni al poliambulatorio di Sciacca, arriva la notizia di un notevole incremento di casi di melanoma a Sciacca. Nella mia esperienza al poliambulatorio qui di Sciacca e utilizzando proprio la dermatoscopia, questa l'ultima proprio generazione, si è notato un incremento delle lesioni proprio dei melanomi, soprattutto anche in soggetti giovani. E spesso ho notato anche la presenza di due melanomi nello stesso soggetto e questo comincia un po' a preoccuparci. Che cosa bisogna fare? Si deve fare necessariamente una visita, una prevenzione, rivolgersi allo specialista ogni qualvolta si vede la presenza di una lesione melanocitaria, ma anche non melanocitaria, lesioni chiare di colore marrone, le cosiddette macchie solari. Sottoporle sempre allo specialista, poi sarà lui a valutare l'importanza o meno di questa lesione, se progredire all'intervento oppure monitorarla.